Buongiorno, buona domenica, ci siamo per un'altra giornata di conferenza pubblica. Vorrei partire così. Rigetto contestualizzato. Oggi, 21 settembre 2024, io Valentina Fusco, Corpo Diplomatico Apolide, rispondo alla sua posta certificata, firmata dal suo vicario, con protocollo numero del mi duole dover rigettare la stessa nelle sue incorrettezze, mantenendo il contenuto di legge e di ratio giuridica. Confermo e concordo in virtù della convivenza legislativa sul territorio e legge per ordine pubblico di lasciare Piazza Dante alle ore 14. Invito dalle prossime comunicazioni l'attenzione ad attenersi alla corretta identificazione della mia persona giuridica. Come depositi in essere. Grazie, buon lavoro. Ore 24 circa, mentre i molti, i più, erano a nanna, mentre i molti, purtroppo, ragazzi, erano per le vie tra mezzi imbriachi, mezzi fumati, e quindi nell'attenzione del guardarsi alle spalle, abbiamo buttato lì, ho buttato lì la risposta. E nell'organizzazione organizzata splendidamente in legge che noi mettiamo in atto, ognuno nella sua dote ha permesso di inviare la risposta ed essere ancora una volta in legge. Dimenticavo 3 giorni fa di attenzionare un episodio molto grave che nella cooperazione organizzazione organizzata in legge, che dovrebbe essere soprattutto all'interno delle forze dell'ordine, è andata invece storta dinanzi alla prefettura. Purtroppo siamo stati testimoni dell'atteggiamento non consono, soprattutto di un soggetto dei 3 agenti in borghese che erano lì con noi in Piazza della Vasca, nei confronti di un episodio di colluttazione verbale che poteva trascendere in colluttazione fisica. E la sensazione, ed ecco il motivo per il quale ho messo in registrazione e siamo stati testimoni fisici all'accaduto, la sensazione era che una delle parti che è stata invitata ad andare via, nonostante sia stato colui, coloro che hanno aggredito l'altra parte, la sensazione era che ci fosse una conoscenza, la sensazione era che ci fosse una complicità, la sensazione era che ancora una volta si stesse aiutando qualcuno a discapito di qualcun altro. Non mi ero sbagliata. I ragazzi ai quali ho lasciato i riferimenti della mia persona per eventuale testimonianza successiva mi hanno confermato, perché la mia sensazione era giusta anche di averli intimoriti, spaventati, minacciati. Non era sbagliata. E addirittura sono stati identificati loro. Loro che hanno subito, loro che stavano rispondendo,
loro che a quell'aggressione subita stavano cercando di sollecitare i due agenti borghesi che non si erano identificati ad essere testimoni rispetto a quell'aggressione, a non capire per quale motivo stavano facendo indietreggiare e andare via la parte che aveva aggredito. Non se lo spiegavano, continuavano, non si erano identificati, non se lo spiegavano perché queste due persone che erano lì, testimoni, avevano visto cosa stava accadendo, invitavano ed esortavano la parte che aveva aggredito ad andare via e invece dicevano loro di smettere, reprimevano loro, non se lo spiegavano, gliel'ho spiegato io. E quando da lontano io gliel'ho spiegato, allora hanno dovuto tirare fuori i tesserini. Solo in quel momento, e hanno accompagnato l'identificazione delle proprie persone che non rivestivano la divisa ma erano in borghesi, identificando i ragazzi. Per cosa? Sì, per avere in 3 minuti notizia dei ragazzi. Avevano avuto contezza di dove lavoravano, chi erano, perché erano lì, che cosa stavano facendo, da quanto tempo erano sul territorio grossetano? Non erano di Grosseto. La cosa grave è che è stata fatta minaccia. Verremo dove lavorate e avviseremo in qualche modo i vostri datori su quello che è successo. E i ragazzi non se lo spiegano, ma ci stavamo difendendo, siamo stati aggrediti noi, e io gli ho comunicato che tranquilli, questo è il futuro. Si è soltanto confermata quella che sarà la procedura del futuro. E ad ogni modo noi ci siamo. E quindi abbiamo riferito loro che c'è testimonianza video e fisica dei presenti. 9 testimoni rispetto a un concorso di colpa. Eh? Eh? Sulla legge fa tanta differenza. Ops, dimenticavo di dire che chi ha aggredito ed è stato invitato ad andare via era un collega. Avevo dimenticato di dirlo. Quindi la mia sensazione è, il mio sesto senso, la mia percezione, Dio grazie, perché continuo a capire che non sono sola e che tutto questo è soltanto opera e merito tuo. Io sono soltanto probabilmente un mero esecutore e allora continuo a chiederti di essermi accanto. Perché se questo può ogni tanto, qualche volta, in alcuni momenti, aiutare chi è in difficoltà, l'ho sempre fatto, anche quando non avevo letto così tanto. Perché quando l'istinto dentro ti urla giustizia e verità, in qualche modo lo metti in atto. In merito a questo vorrei precisare che quando ieri ho detto che nel silenzio sono disposta ad andare via, che sia chiaro, nel silenzio continuerò ad aiutare le persone. No, perché magari può arrivare un messaggio sbagliato, e cioè dai, alla fine esce, va via. No, perché almeno così qualunque tipo di valutazione verrà fatta in merito a questo. Nella legge, nella discrezione, nel silenzio, comunque continuerò ad aiutare le persone. Magari non lo farò in maniera plateale. Magari non lo farò sconvolgendo le vite, le dinamiche, i piramidi, pilastri
palazzi, quei concorsi di colpo, ecco. Magari non andrò a toccare quelli, ma ad ognuno il suo. D'altronde siamo abituati. C'è sempre chi la giustizia ce l'ha e chi nell'ingiustizia vive. Non cambierà niente. Anche se io rimango nei paraggi, non di Grosseto, del territorio. Territorio, la terra, quindi qualche volta sarò qua, qualche volta sarò altrove, qualche volta su qualche isola, chi lo sa, nessuno può sapere. In merito a questo oggi, viste le poche ore, viste le scelte che tutti abbiamo fatto, grandi e piccini, non ci sarà la lettura e lo studio della Costituzione, non porteremo avanti il nostro interesse, ma leggeremo il giornale, faremo riflessione, ci confronteremo, cercheremo di portare la conoscenza nella quotidianità. Leggeremo il regolamento della polizia urbana, così da chiedere alle persone se in merito a questo scritto c'è contezza di che cosa non va. Detto questo, alla prossima.